Salve a tutti e bentrovati su Wolfigam. Oggi vi farò vedere un altro tutorial. Scusate il tizio che sta palesemente cagando. Volevo farvi vedere come spammare le vostre pagine Facebook su gruppi spam o pagine tipo Taco Spam, Baka Spam e tanti altri. Io ne ho solamente alcuni, non vi farò vedere tutti. Allora, andiamo su una vostra pagina, una qualsiasi, e copiamo il link che porta ad essa. Così. Ora io ho fatto un po' di spam, ma lasciamo stare. Torniamo sulla home, va bene? Scusate il mio inglese. E scegliamo un gruppo. Ok. Come vedete qua ci sono varie persone che chiedono lo spam, un ricambio spam, eccetera, eccetera. In ogni gruppo ci sono delle regole, ovviamente. Ora qui non c'è niente di rilevante alla fine. Parla solamente di un nuovo gruppo. Però, per esempio, se andiamo in Baka Spam, troviamo una sfilzata di regole tipo gruppo ufficiale della pagina Baka. Questo gruppo è finalizzato allo scambio pubblicitario fra sole pagine. Quindi non bisogna andare a prendere YouTube o altri siti. Le pagine in questione devono essere un minimo attive. Se il numero di persone che ne parlano è nettamente inferiore rispetto al numero dei fan, bla 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 bla. E qui non si pubblicano video di ogni genere, anche inerenti agli anime, manga e Giappone. Insomma, uno deve stare un pochino attento a dove è, insomma. Noi torniamo su Tomodachi. E si fa incolla. Vi ricordate, abbiamo copiato il link. Come vedete, c'è stato un caricamento e dopo questo c'è stata l'anteprima della mia pagina, diciamo così, della mia, tra virgolette, sono admin. Togliamo il link e scriviamo salve, un ciao. Insomma, se volete potete salutare gli utenti che ci sono qua. E poi si fa che scambia, perché ovviamente ci sono gli scambi di like, condivisioni e di pagine. Noi si fa chi scambia, che è più generale, magari la gente vuole qualcos'altro e solitamente lo chiede. Poi si scrive: tengo un'ora, tengo una giornata, tengo una settimana, tengo 15 minuti. Insomma, questa è una regola delle proprie pagine. Uno deve guardare un pochino com'è. Questa pagina non ti tiene un giorno, per esempio. Poi, dopo aver scritto questo, si va a scrivere se prima loro o prima noi, perché giustamente anche qui è una regola delle pagine, insomma, varia tra pagina e pagina. Io non faccio problemi, quindi non scrivo assolutamente niente. E magari si scrive anche vi chiedo di mettermi anche a me un giorno nella vostra pagina. È scritto malissimo. Però serve appunto per la questione degli orari. Per esempio, se una pagina, nella loro pagina c'è la regola di tenere un'ora e io tengo un giorno, insomma, è un po' sbilanciata la cosa. Però non mi interessa al momento. E si fa su pubblica. Come vedete, viene pubblicato il post, va bene, questa richiesta, con l'anteprima della nostra pagina. E sul gruppo. Tutto perfetto in questa maniera. Ora io vi faccio vedere su uno spam che ho fatto. Come vedete, mi hanno risposto, mi hanno messo il loro link, la loro pagina, con scritto fatto, scambia, fatto, semplicemente il link, e vi faccio vedere come fare. Fate copia sul link di quella pagina, ok? Torniamo sulla nostra pagina, incolla. Come vedete, vi mostro l'anteprima, come sempre. Se nella vostra pagina vi firmate, sotto il link, se nella vostra pagina funziona così, mettete la vostra firma. Io mi chiamo Dream, quindi metterò Dream in questa pagina. Chiudete, poi vabbè, questo è normale, la pagina che avevate aperto. Ovviamente poi bisognerà andare a dirgli se l'abbiamo fatto oppure no. Quindi, fatto. Come vedete è molto semplice, molto. Come si può dire? Molto simpatica la cosa. Ora vi faccio vedere come fare sulle pagine. Come vedete, qui ho fatto un vecchio spam, perché era da tanto che volevo fare questo video, però non ho avuto, ho avuto un sacco di problemi.
Fraps che non mi registrava, Cam Studio che non mi registrava. Comunque, come potete vedere, io posso o scrivere direttamente tramite l'iconcina che mi fa vedere di che pagina, con che pagina sto parlando, oppure direttamente nelle impostazioni, dove parlo direttamente a nome della pagina. Quindi praticamente sono l'account della pagina, va bene? Vedete? Non c'è più l'iconcina in alto. E qui si fa la nostra richiesta, un ciao, oppure direttamente un ti va uno scambio, o vuoi fare uno scambio di like, di condivisione, insomma, uno deve guardare un pochino come gli torna meglio, ecco. Poi si fa ciao, ti va uno scambio, pubblicità, tengo un giorno, oppure c'è anche il semplice S4S, praticamente share for share, per dire. Quindi dipende molto. Da come uno è abituato. Io sono abituata a fare ciao, ti va uno scambio, l'ho scritto anche malissimo, però va bene. Ti va uno scambio, tengo 8 giorni, oppure semplicemente la faccina sorridente per dire mi sei simpatico, non mi sei sulle balle. Detto questo, ha scritto sul diario di Wolfgang, eccetera. Ora possiamo o rispondere direttamente con questa pagina, oppure tornare nel proprio account. Ora, non guardate il mio bellissimo account. Ma vi faccio vedere come fare con l'iconcina. Ok, quindi torniamo sulla pagina ed è utile per chi ha più pagine. Vedete? In questo modo io ho cambiato l'account con cui posso scrivere. Vedete? Ciao. Come potete vedere è molto, molto facile. Ora vabbè, lasciando stare che è arrivata la notifica. Però vedete, certamente facendo questo, scegliendo l'account della pagina, si può anche andare a scrivere se fa prima il tizio, oppure direttamente noi. Una cosa abituata, ecco, si può scrivere anche con l'account personale, per esempio. Quindi, ecco, per chi ha molte pagine o per chi non vuole andare a fare 3000 rigiri, basta semplicemente cambiare l'iconcina, quell'iconcina laggiù. Molto semplice. Quindi ora non vi faccio vedere, non commento ancora perché mi sembra inutile. Quindi ecco. Niente, vi rifaccio vedere un attimo come si rispamma, va bene, le pagine sul gruppo. Copio il link della pagina in questione. Si torna sulla propria pagina. Incolla. Propria firma, io metto Dream. E poi pubblica. Ovviamente poi si va a dire di nuovo fatto, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere un attimo, che non ve l'ho fatto vedere prima, come si fa quando si va a spammare sulle pagine. Si fa copia. Ovviamente dopo aver chiesto, ovviamente non si fa a caso, e non si fa per favore prima di chiedere uno spam, perché io ho visto gente che l'ha fatto prima di richiederlo, e quell'altro dice no, io non posso pubblicizzarti, quello rimane con uno spam inutile. Ora non vi faccio vedere lo spam perché non mi interessa su quella pagina, quindi ecco. Funziona così, è molto, molto semplice anche in questa maniera. È anche molto, come si può dire, non c'è casino delle notifiche in questo modo, insomma, è molto più pulita la cosa. E niente, volevo farvi vedere solamente questo perché ho visto molte persone che non sanno come fare, nemmeno con gli stati pubblicità, ma adesso sono diventato un po' mainstream, quindi non vi strazio ulteriormente. E vi chiedo solamente di passare da queste pagine che vi farò vedere: il Garden di Trabia, poi l'Inferno dentro me, poi ce ne sono tante, scusate, poi Persa nei pensieri, ovviamente sono admin e founder di alcune di esse, e Julius Creation. Quindi fateci un salto e alla prossima. Ciao!